Un vertice a tre che si trasforma in un doppio bilaterale. L'annunciato incontro per preparare la lettera di risposta alla Commissione europea tra il Presidente del Consiglio e i suoi due vice alla fine non c'è stato. Conte ha incontrato separatamente prima Salvini e poi Di Maio. Ci sono stati dei fraintendimenti, spiegano da Palazzo Chigi, ma il giallo sul mancato vertice a tre resta. Entro domani va data comunque una risposta a Bruxelles sui rilievi posti dalla Commissione sulla manovra da 37 miliardi di euro. Una serie di critiche su numeri e contenuti alle quali tuttavia il governo giallo-verde ha risposto sempre in modo compatto. Nessun cambiamento dal reddito di cittadinanza al piano di investimenti, alla riforma della Fornero. Manovra che continua il suo iter parlamentare oggi nelle commissioni riunite di Camera e Senato, l'audizione di Istat, Corte dei Conti e Confindustria, dalle quali emerge un dato comune: l'economia italiana è in fase di stallo. Per il presidente di Confindustria Boccia, le aspettative di crescita prospettate dal governo sono troppo ambiziose e la manovra è insufficiente. Sulle pensioni invece l'ufficio parlamentare di bilancio stima che la quota 100 causerà una riduzione fra il 5 e il 30% dell'importo mensile. E poi ci sono gli sconfortanti dati sulla povertà. Per l'Istat le famiglie considerate povere assolute sono circa 1.800.000, un insieme che corrisponde a poco più di 5 milioni di persone e concentrato soprattutto nel Sud Italia.